Scusate, ma che state a fare qua? No, scusate, no. Io sono venuto a farmi una partitella a padel. No, non mi dite che questo è un giorno da, per favore. No, no, neanche una partita mi posso fare, una mattina tranquilla. No, ma poi mica... Ma c'è pure Maria Elena. Cioè, io devo fare un giorno da con Maria Elena. Forse siamo in due a Weekly che non sappiamo fare niente. Ma oggi lei mi batte di culo perché almeno a padel. Maria Elena, vieni, dai, andiamo, dai. Ah, ecco di Mari, vieni. Ila, buongiorno. Che elasticità. Ila. Brava, complimenti. Ti posso dire, hai mai giocato a padel? Certo, sto giocando a padel. Ah, stai giocando a padel, molto bene. No, perché non si diceva, vabbè, comunque, sai come nasce il padel, te? No. È una cosa curiosissima, simpatica. In Messico c'era un benestante che aveva uno spazio per voleva mettere un campo da tennis. Solo che non c'era tutto lo spazio per un campo da tennis e c'erano delle pareti alla fine. Lui l'ha messo ugualmente, ha cominciato a giocare, ha visto che rimbalzando la palla sulle pareti diventava più divertente. E da lì è diventato poi il padel che conosciamo adesso. Certo. Per giocare a padel cosa serve? Una racchetta. Ce l'abbiamo. Poi? Le palle. Ce l'abbiamo. Il campo. C'è. E poi? Dopo 35 anni consiglio un'altra cosa io. Cosa? Un cardiologo, bravo. Buongiorno professore Rebuzzi. Buongiorno. Allora, tutto questo bene. È uno sport accessibile a tutti. La sua fortuna dipende anche che è accessibile a quasi tutti, tutti quelli di qualsiasi età. D'estate è meglio che tutti si controllino e soprattutto si portano una borraccia con dell'acqua e degli integratori perché comunque sotto il sole si può avere una alterazione degli elettroliti e quindi è meglio premunirsi. A una certa età conviene sia d'estate che d'inverno comunque fare dei controlli per vedere se il loro cuore è pronto per affrontare è pronto per affrontare come qualsiasi sport. E noi siamo pronti per affrontare questa pronti. Partita. Vuoi giocare? Sì, certo. La facciamo? Una bella partita? Sì, contro il professore? Contro me è un mio coetaneo. Ah, si è portato la forza. Contro anziani. Quindi io c'ho Mariana, giochiamo insieme. Sei carica, no? Certo. Hai appreso tutto? È il migliore. Allora, sei pronta, carica? Dobbiamo portarla a casa, dobbiamo vincere. E qui è Weekly 1-0 verso sì. loro. Hai capito tutto della tutto. Lezione? Ok, allora se io ti dico attacchiamo con una vibora. Sì, per muovere l'aria. Poi, oh, la bandeglia. Questa è in mare, mare, mare. Se io dico attacchiamo a rete. Quale rete? Quella da pesca. Vinto! Signori! Contro ogni aspettativa, di ogni genere, abbiamo vinto questa partita. Volevo ringraziarvi per averci fatto vincere, grazie.